Fermare il decreto contro i Rave o non fermare il decreto contro i Rave. Questo è il problema. Se sia più nobile battagliare contro Salvini e la Maloni che i Rave vogliono annientare o sottostare rispettando gli italiani che li hanno portati a governare, perché siete stati voi eh, che li avete portati a governare, i voti li avete dati voi, fermare o oh, non fermare, dai qua che devo fare, sparire, svanire, cercate di capire, un conto è firmare decreti per il gas alle bollette, per alleviare il dolore dell'italiano sofferente. E un conto è firmare per arrestare Pischelli e ragazzette con un decreto scritto da degli incompetenti. Firmare o non firmare? Bisognerebbe imporsi, litigare, ma chi me lo fa fare? che io qui manco ci volevo stare. <ride> firmare o non firmare? Purtroppo firmare. Sergio Mattarella. Silvano Fiorevenna, Andrea Zavone, sono sempre <ride> di questo. Signore e signori, Maurizio un Crozza. Facciamo un applauso però anche alle ragazze, a tutto lo staff tecnico. Poi piano piano faremo. Ciao fratelli, ci vanno del sorebenda, Andrea Zalone. Ho iniziato con un dubbio amletico. L'avete compreso? Avete capito perché? Perché io mi sono immedesimato nel dubbio amletico di Mattarella, e chiedo a tutti quegli italiani che speravano non firmasse il decreto, ma cosa avrebbe potuto fare quest'uomo qui di fronte ad un governo clamorosamente di destra. Un governo. No, lasciala così l'inquadratura. La... No, no, la così. Questo è bello, questa è bella codatura che c'è. Un governo che tempo tre giorni ha annunciato che farà un condono fiscale, alter, alzerà il tetto al contante e farà rientrare negli ospedali i medici Novax. Cos'altro vi serve per capirlo che è clamorosamente di destra? Non so. Vi serve forse un vice ministro vestito da nazista? C'è, ce l'abbiamo. Galeazzo Bignami. No, dico, si chiama anche Galeazzo sto azzo, no? Ma cosa volete di più? Ma non vi basta questo? Volete un deputato di Fratelli d'Italia che difende un viceministro vestito da nazista? Ci abbiamo anche quello, Giovanni Donzelli, fammelo vedere. Dio. Al suo addio sì. al celibato, sì. gli amici in una cosa privata l'hanno vestito sì. forzatamente come si fa in questa occasione, tra nazista, gli hanno fatto la foto in una situazione goliardica. Io mi sono vestito da Minni una volta a carnevale, vuol dire che sono Minni? No. Ma brutto testa di Minni, mi spieghi che cosa cazzo c'entra Minni? No, Minni, non ha mica sterminato 6 milioni di ebrei, Minni. L'hanno vestito forzatamente, l'hanno vestito. Ascoltami, donzella. Visto che ti vesti da Minnie, <ride> confidenzialmente ti chiamo Donzella, Donzelli, giusto? Dicevo, Donzella, in Germania, non a Topolinia, in Germania, dove comunque governa la destra, sono un po' più seri. Il codice penale tedesco punisce anche i comportamenti tenuti non in pubblico. Neppure tra le mura domestiche i comportamenti sono liberi. A Berlino un uomo è stato arrestato dalla polizia su segnalazione dei vicini. Il motivo? Aver addestrato il cane Adolf ad alzare la zampa destra come facevano i gerarchi di Hitler. In Germania va in galera. Per un cane, figurati se scovano un vice ministro vestito da SS. Prima lo fanno sgranocchiare dal cane e poi, già che ci sono, si inchiappettano tutti quelli vestiti da minni. <ride> Noi qui no, fortunatamente. Noi qui diamo da tre. Ai sei anni, ai ragazzi sui prati. Carcere da tre a sei anni per chi organizza o partecipa a un rave. Comunque, io credo che a drogarsi non siano solo i ragazzi nei rave. Io ho il sospetto che qualcosina l'abbiano assunta anche quelli che i rave vogliono abolirli, visto che il decreto non è scritto benissimo. Applausi Perché? che con questo decreto i compleanni al parco senza l'autorizzazione della questura si possono fare solo in 49, se all'ultimo si imbuca anche la nonna e si rischia la retata, capite? Io devo dire, quando ho letto il decreto non l'ho associato subito ai rave, no? Sai, ho visto più di 50 persone, occupazione abusiva, ordine pubblico. E per lì ho pensato, blima che brava la Meloni, come prima cosa vuole sgombrare Casa Pound, no? Li vedete? Obiettivamente questi qui sono più di 50 e occupare, cazzo si occupano. Io non sono un giurista, ma mi sembra che rientrino in pieno nelle fattispecie. Però io adesso mi vorrei rivolgere ai nostri ragazzi. Ragazzi, se volete proprio rovinarvi la vita, ma perché fate i rave? Fate qualcosa di meno pericoloso, costruite un ordigno no. e comunque, alla peggio, se vi beccano durante un rave, voi dite che siete lì per occultare un cadavere. Vi danno meno anni, no? Sì, fammi vedere il cartello. Questo qui l'ha fatto vedere Floris martedì: atto di terrorismo verso cose con ordigni esplosivi, eh, omicidio colposo, omissione di soccorso, abbandono di minori o incapaci, occultamento di cadavere e adescamento di minori. Questi sono i reati per i quali vi beccate meno di sei anni. Cazzo, occultare un bel cadavere è meglio, cioè. Ma tra l'altro, sei anni di carcere per un rave techno. Ma la condanna non è già ascoltare quella musica di merda? No, chiedo. No. Comunque. Il nuovo ministro degli Interni Piantedosi, eh, eccolo qua, no? Guarda che bello sguardo felice che ha. Chissà che cazzo di infanzia ha avuto. Questa settimana comunque Piantedosi è partito a mille. Ha scritto il decreto, ha inviato una direttiva alle navi ONG, ha bloccato una manifestazione di studenti alla Sapienza e ha ordinato lo sgombero di un rave a Modena. È stato un fulmine in quanto a libertà civili, in una settimana sola, ha fatto quello che al Cremlino fanno in un anno. <ride> e sempre il grande Piantados ha detto che non sgombra il raduno di Predappio in cui si festeggia la marcia su Roma, perché ormai è una tradizione. Piantedose e Predappio si svolge da molti anni. <ride> che cazzarola vuol dire? Cos'è Predappio? Fascismo uso, usucapione? Cioè, che fascismo da usucapione? E poi anche i rave si svolgono da molti anni, no? È che al Viminale sulla legalità seguono il codice della strada. Chi arriva da destra ha la precedenza. No, ma che poi, sai, c'è la dicotomia, no? C'è la, la destra italiana in Italia e poi c'è la destra italiana in Europa, eh, ok? la richiesta di Giorgia Meloni all'Europa, fondi di coesione sulle bollette. Praticamente è andata lì a chiedere che l'Europa si indebiti vendendo titoli per pagarci le bollette. Lì il braccino lo fanno, no? Lì il braccino parte da così, poi vanno lì e fanno così. <ride> Cambia, no? E diventa, Cioè, diventa, c'è mica, c'è cento lire. Guardala un po', guardate, da un momento alla, guarda, 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 guarda guardala un po'. Le sta baciando la mano, come dal papa, sembra che vada dal papa, lo vedi? Ormai è chiaro, ci sono due meloni, una per il mercato interno e una per il mercato estero, è evidente. Eh, no, la vedi? Ok. Chi purtroppo invece ha una sola versione, eh, sia quando è in Italia, sia quando è via, è lui. Allora, eh, lui, ma lui, lui non è un ministro, sai cos'è un magazine? un contenitore in cui trovi qualunque cosa, tutto, il ponte sullo stretto, la flat tax, i migranti, il codice degli appalti, ma anche arte, spettacolo, sport, cucina, società. No, sai quelle riviste dal parrucchiere, no? Io non ci vado, ma le ho sentite parlare. Eh, eh, ridi, ridi. No, Salvini, te lo giuro, è perfetto per quando ti asciugano i capelli col fondo, ha quella credibilità lì. Matteo Salvini vince sui social, è il capo politico con più follower. E voi vi chiederete, ma come fa Salvini a fare il ministro e contemporaneamente essere sempre su TikTok? Ovvio, non fa il ministro, lui va in ufficio, è vero, ma solo per fare le dirette su TikTok. Di primo lavoro fa quello, le dirette su TikTok le fa dall'ufficio, da casa sua con la fidanzata Francesca, mentre dà le caramelle ai bambini per Halloween. Addirittura le fa rispondendo a quelli che lo seguono dal bagno, tanto che io me lo sono immaginato proprio in bagno mentre sta tirando fuori le idee. Guardiamocelo un attimo. Buongiorno, buon lunedì, buona settimana. Avete scelto un governo. Che decide che le regole vanno rispettate. Armi e droga non ci piacciono, quindi sospeso reparti abusivo. Siamo qua in ufficio a qualche giornalista di sinistra non piace, perché ancora oggi sui giornali si domandano perché Salvini è così attivo e così operativo? Perché è il mio lavoro, perché è semplicemente il mio lavoro. Stiamo lavorando sui paginoni del nuovo codice degli appalti per togliere burocrazia, tempi morti, sprechi e lungaggini. Io cerco sempre di premiare. L'Italia di comprare italiano, di mangiare italiano, anche quando vado a fare la spesa, ognuno è libero di fare quello che vuole, però per le schifezze prodotte in laboratorio, sto leggendo la carne sintetica, la carne finta, eh, il latte senza vacca, quelle robe lì no. Io preferisco la carne che è carne, la verdura italiana, l'olio italiano, la pasta italiana e quelle robe lì prodotte in laboratorio. Le lascio volentieri ad altri. Matteo, mi raccomando, il ponte sullo stretto di Messina, sì, sì e sì. Ironizzava oggi un giornalista del Corriere della Sera. Salvini parla del ponte sullo stretto, sì. Ho questa ambizione. Matteo, la prossima live falla dal Ministero. Sì, assolutamente sì. Stasera non volevo stressare i commessi, già in un giorno di festa, oggi pomeriggio, li ho, ho tenuti lì qualche ora. Eh, però stasera non... Eh, un po' di tranquillità anche per loro chi è passato dietro di te passata la Franci saluto la Franci che è passata dietro di me saluto il tizio che è in bagno e me lo vuole comunicare e mi cambia la vita perché sapere che tu sei in bagno a mezzanotte 52 mi fa dormire assolutamente più sereno e ti ringrazio buon venerdì sera a tutti gli buon amici saluto. che lavorano come me Ma mentre Ma stanno Evacuando. Allora, ma non ci faccia eh, venire. Eh, si vergogna Salvini Evacua. Ma è, sì, è... lo facciamo tutti noi. No. Italiani. Ho capito, ho capito, ma... Perché io lavoro sì. anche quando sono in bagno. Va bene, ma non ci perché, perché lavoro sì, con buona pace dei giornali di sinistra. Sì. Il buon Dio mi ha sì. dato un colon che non sì. è irritabile. Bene, quindi però. posso stare in bagno. Va bene. Lavorare. Marco vederla. mi dice grazie perché non vedo l'ora di vederti, così vado in bagno subito, ah, bene, vede, vede, Ludovica vede. sei meglio della Magnesia, ecco. Renato da quando ti guardo sui social anche <ride> senza verdure cago, vabbè, vabbè, non vabbè, dovete vabbè. ringraziarmi, è il mio no. lavoro, non mi pagano lavoro. per eh. farvi cagare no. e se posso aiutare qualcuno a sentirsi più leggero... <ride> no, ma... È un onore, mamma posso mia. dire. Che Franci, tristezza. un attimo, sto lavorando. E la, la, la Franci, anche lei bene. scappa di lavorare. Va bene, va va bene. Abbiamo un bagno solo eh, e vende. Bene. Si lavora a turno, Franci. <ride> va bene, va bene. E quando mangi bene, polente sì. italiane, sì. taragne mamma fatte mamma con mia. farine italiane, eh. senza sì. insetti, come qualcuno vedere, eh. vorrebbe farci mangiare. Eh, so, ma Lavori tutto conto. il giorno sulla pazza sì. perché evacui bene, bene intestini bene. vuoti bene, e quindi produci sì. decreti di legge piante dosi e qui che si rain. producono per dire ah, basta Ai ecco. rave ah, abusivi eh. nei capannoni abusivi sì. dove girano armi abusive armi no. droghe abusive eh, le armi lasciamo dai tabaccai no, no, lasciamo no. le armi agli ultrani di stadi no, le, le, le droghe eh. Ma vogliamo lasciarle Sorgiamo. alle discoteche italiane ma no, regolari ma, ma no, ma dove le pasticche no. te le mettono nei bicchieri regolari <ride> che, non va bene. che se vai in coma etirico puoi vomitare dentro bagni regolari iscritti sì. al catasto. Eh certo. il tutto senza farine di insetti che Mamma qualcuno mia. vorrebbe farci mangiare nei catastrofi e quindi eh. posso farvi vedere Quasi, il libro cosa? dei ponti italiani. Oh, mia, che ancora. io leggo quando sono ah, sull'asse. Perfetto, va bene. Perché ditemi voi eh. se costruire un ponte, e eh. cito testualmente Sgarbi sì, che, che dice ponte sullo stretto, costruire eh. su un'area di terremoto terribile. Sì, esatto. Quale fu quello del 1909 il a terremoto. Messina? Eh. E che è difficile immaginare, ecco. possa non tornare. Esatto. Non è una cagata pazzesca. <ride> Appunto, non bisogna farlo. il Plop. E cosa? Plop. Sto cosa? andando. Anche Renato, <ride> no, plop. No, no, Ludovico, no. plop. No, no, no. Luciana, ah, mi sono liberata. Plop, plop, plop. <ride> Fabio, l'ho fatta tutta. Mamma mia, basta. Posso dire che questa idea del ponte sullo stretto sta facendo cagare tutta l'Italia? Eh, mi sa di sì, eh. Salvini. Eh. Basta la parola. Mamma mia. Quindi... <ride> ah. Facciamo... Facciamo un applauso anche alle persone che qua lavorano, come il direttore di palco, Rugge Ruggero, ti fai vedere. Facciamo un applauso al, al grande Daniele Savi che ha le luci, alla regia, Massimo, Lollo, alla Carla, alle luci, all'Audio, Antonio e Davide, tutti italiani. E quindi alla Loisa, alla Licia, alla Biorchini che fanno i costumi. Ragazzi, guardate che è una squadra importante. Grazie, tra poco con Letta Forchieri, Binotto, Redroni e Feltri. Ciao, tra poco. Si vanno per Fiore Bella. Che belli questi stacchi, mi piacciono molto. Gran, belli stacchi di Silvano Belfiore Bende. Renzi, se fossi il segretario del PD, chiamerei Moratti. <ride> Renzi la propone come candidata alle regionali in Lombardia, no? Ma perché vuol sempre fare il segretario del PD? L'hanno già mandato via una volta, ha portato via coglioni. Ma non ce l'hai un partito di cazzi tuoi? Cioè, scusa Renzi, lui è sempre in guerra col PD. E infatti cosa fa il PD? Reagisce. No, Moratti no, contromossa PD per mettere Calenda e Renzi nel sacco, Cottarelli candidato in Lombardia. Mossa e contromossa. Cioè, lo capite come ragionano questi qui? Si fanno i dispetti. Riassumo. <coughs> Renzi, proponendola Moratti, vuole dividere il PD, mentre il PD... Proponendo Cottarelli vuole dividere Renzi da Calenda perché Calenda aveva già proposto Cottarelli a giugno. Regionali Lombardia-Calenda: il nome perfetto è quello di Carlo Cottarelli. Cioè, a me dispiace dire queste cose, ma sembra quasi che del paese non gliene fotta niente a nessuno. Ma perché fanno così? No, no, ma no, ma, no, ma io non voglio, no, perché. Ma perché, cioè, Renzi, Calenda e il PD pensano solo a fottersi a vicenda, capite? Cioè, non vanno oltre queste logiche meschine, piccole. Manca una visione del futuro, no? un progetto, un po' di lungimiranza. Oggi c'è solo la breve miranza. Per vincere, cazzarola. Devi avere un'idea. Ma se l'idea è solo vincere. Prima o poi sparisci. Se poi la tua idea politica è cercare una scatola... No, perché Letta sta cercando una scatola. No, no, lui ha detto, io sto cercando una scatola dove mettere i contenuti e ripete tante volte questa scatola. Tanto che io ho detto, ma sarà così importante questa scatola? Intanto troviamo la scatola, i contenuti. Noi faremo Prima la, la nostra opposizione. Sì. E saremo netti nel rispondere colpo su colpo alle altre opposizioni, se le altre opposizioni faranno l'opposizione all'opposizione e non faranno l'opposizione alla destra. Vi propongo che dentro il nostro lavoro di congresso costituente noi prendiamo tre giornate, il 19 novembre, il 26 novembre e il 3 dicembre, quindi i tre sabati di fine novembre e dei primi di dicembre, che ci consentano... Di far sì che in queste tre giornate, un sabato per grande tema, noi riusciamo a fare una mobilitazione nel Paese con le nostre proposte rispetto alla legge di bilancio. Quello che vi chiedo è di avere fiducia di questo percorso, di discutere nei prossimi giorni, a partire da domattina, dalle modalità concrete con le quali riempire questa scatola. Quello che vi chiedo di fare, e io sono a disposizione per farlo, è non di discutere astrattamente, ma di mettere in campo le proposte con le quali riempire la scatola che abbiamo oggi eh, creato. Una scatola che consenta di fare una discussione reale sui problemi, sui temi, e che questa scatola ci consenta di arrivare alla definizione finale. Buonasera Letta. Buonasera, Letta. mi dia un secondo solo per cortesia, che arrivo sì, subito fa? da lei. Cosa fa? Cosa Come? fa? Cosa fa? Sto cercando la scatola. Ma che scatola? La questa? scatola dove mettere tutti sì. i contenuti della allora, sinistra. Pensavo fosse una metafora. Quale scatola? Questa ecco. Questa. Ah, c'è proprio, ah, c'è eh. scritto fragile. Ah, fragile. Sì. Che trovo perfetto per raccontare agli elettori la nostra sì. idea di sinistra. Vabbè, insomma. E dunque <ride> eh? è già un primo contenuto. Ma no. La sinistra è fragile Ma da no. inserire <ride> <ride> nella scatola. Ma no, scusi, dire che la sinistra è fragile? Non è un contenuto, eh. Cosa? Ha visto degli altri contenuti in giro? No, no ma cosa c'entra? No. E allora teniamoci buoni quelli che abbiamo. Per carità. Certo, qualcuno potrebbe eh. dirci, ma non sarà un po' grande come scatola? Beh, no, insomma, magari... Lo dico in altro modo, sì. più chiaro e più netto. Sì. Non rischiamo eh. che i contenuti, essendo pochi, eh. sbattano nella scatola. Vabbè, ma magari i contenuti li trovate, no? Pensa tirar eh. fuori il contenuto eh. Eh. sul lavoro eh. e trovarlo a Ah Vabbè, dice certo se si sbatte. Naturalmente eh. ho detto contenuto sul lavoro, eh. ma non è detto che poi ci venga davvero ah. un contenuto sul lavoro. Peccato Quindi perché invece sarebbe carino. Ho fatto eh. un esempio teorico. Eh. Per carità, certo. Ancora tutto da eh. verificare. Ma Prendetevela così, ma comoda. non eh. perdiamo tempo. Ecco, bravo. Torniamo oh. alla vera verità. Priorità. Oh, I contenuti? No, la scatola. Ah, siamo ancora alla scatola. Proposte su altri tipi va... di scatola. Ma chi se ne frega? Mm? Eh? No, ce ne, no, non ce ne allora sono. Allora teniamo questa, per... fragile. Va bene. Questa Senta. è la scatola fragile della Perfetto, sinistra. però basta parlare di scatole, scusi. Quando è che comincerete a parlare di temi concreti? Va bene sta. Eh, allora, lo dico in maniera chiara. Sì, lo faccia. Eh. È necessario dedicare... Eh. tre sabati eh. alla definizione di tre temi forti tre attraverso i quali sapremo eh. ritrovare la fiducia degli elettori ma come tre sabati scusi? lo so eh. Anche secondo me due bastavano, ma, no, ma, ma volevamo è... dare un segnale forte sì. con tre sabati. <ride> tre e comunque sabati. Sì, lo ma... voglio dire in modo molto chiaro e molto netto: sì, se eh. poi i tre temi forti eh. ci vengono fuori tutti il primo sabato, allora... potremo anche disdire gli altri eh, due. Certo, ma non... non assumiamo scelte sì. precostituite. Ma di cosa sta parlando Letta? C'è un governo autoritario che fa decreti che limitano la libertà e lei parla di sabati. Scusi. Eh. Noi dobbiamo chiederci. Sì. Perché gli altri oppositori che eh. dovrebbero fare opposizione insieme a noi contro eh. il governo sì. invece fanno opposizione a noi eh. che siamo quelli che fanno opposizione contro le destre? E cosa, ho capito niente, cosa vi siete risposti? Che il tema è complesso. Ah, okay. Potremmo aggiungere un sabato, no. perché io avevo pensato a <ride> no, tre sabati a cavallo capito. di novembre sì. e dicembre, il 19, il 26 e il 3. No, 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 il 3 no eh. Come no? Non puoi. tu non puoi il 3. Oh. Eh no, il 3 o il tagliando della Vespa. Che ah, ah. ah, il tagliando della Vabbè, Vespa! c'è uno che non può, ma. Ok, ok, tu il 3 non puoi. Eh. No. Eh, qualcun altro ha dei ma problemi? No, ma io no. io. Quando? Cosa? Io il 26. Eh, eh. Ho un matrimonio a terni. Ma chi se ne frega? Beh, poi potresti non andare. No, no, eh, sono lo sposo. Ah, ah beh, Sei allora, lo sposo. Allora sì, sì, sì. Vabbè, mi sembra che stiamo già costruendo <ride> comunque un dibattito molto articolato. Ma c'è un Quindi problema su chi poi non può fare. Potremmo tessere. Eh. tessere la nostra tela, sì. in tal senso una cosa concreta, ci si ma... vede sabato 19 ecco. e il tema forte della giornata potrebbe eh. proprio essere sì. scegliere gli altri due eh, sabati. È già qualcosa, ma il 19 è tutto il giorno. Ma come? Ma certo! No, ma... Come volete, o prima o dopo no, pranzo senta, si può ma, fare. No, ma scusi, scusi, Letta, no, va bene tutto, ma quando è che comincerete a fare opposizione al governo? Non so, sui condoni fiscali, sui rave, sul blocco dei porti? Eh, aspetti, aspetti, aspetti. Eh. Eh, che cos'è che ha detto, scusi? No, dico che ci sono dei Condoni teno... fiscali, eh, esatto. rave, Ray... blocco dei porti. porti. Eh. Mm. Eh. Ragazzi, sono già tre ma no. temi forti. Vabbè, ma e quindi? Sì, 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 e quindi... Eh. Abbiamo già riempito no. la scatola, no. possiamo saltare i sabati. No, no, fateli! Bravo. Grazie, grazie, Bravo. grazie, grazie mille, no, grazie, auguri. niente sabati. Niente sabati, grazie. E mentre Letta pensa a tre sabati da qui a dicembre. Xi Jinping pensa ai suoi prossimi 260 sabbi, sabati. L'hanno appena rieletto per i prossimi cinque anni. Che E con questo, per Xi Jinping, siamo al terzo mandato. Pensa come Rosica Di Maio. Comunque, e questa è un po' assurda, la arriva dopo. Comunque, no, cazzo, no, ma... Ma no, sì, ma no, sì, dai. Questo sì che è un congresso. Letta, quando ha visto quella mega falce martello, ha pensato che a Pechino avessero aperto un negozio di bricolage. Letta non ha capito che indipendentemente dal simbolo che hai dietro, devi immaginarti un futuro. Le terre rare saranno il petrolio del nostro secolo e sono tutte in mano alla Cina. Loro, nonostante la falce e il martello, se lo sono immaginato benissimo un futuro, in gergo si chiamano terre rare, ma sono 17 elementi della tavola periodica e sono fondamentali per superconduttori e magneti, come il neodimio, che io pensavo fosse un colluttorio contro la stomatite, no? C'è mica un po' di neodimio, no? Ma senza neodimio la Ferragni vivrebbe con reddito di cittadinanza perché senza neodimio non esisterebbero gli smartphone. E Elon Musk servirebbe hamburger da McDonald's perché non esisterebbero neanche le auto elettriche. L'Europio, per esempio, non è una fissa di Romagno Prodio. <ride> Sai che lui aveva questa fissa. Romagno Prodio aveva la fissa dell'Europio, no, non è quello, l'Europio, senza l'Europio, niente lampadine LED a basso consumo, e senza Erbio, beh, senza Erbio, niente Bob Marley. No, no. Senza... Lo so, una puttanata questo monologo perché so, c'è delle cazzate, però ha una cosa che non sapevo dell'Erbio, vero? Cioè, coniughiamo sempre, c'è sempre qualcosa. Senza erbio, niente laser, niente fibre ottiche e niente trasmissione dati. Se non hai terre rare, non hai tecnologia. O te la vende qualcuno o torni a mungere le capre. E noi di terre rare non ne possediamo nemmeno una. Il 90% delle materie prime strategiche sono cinesi. L'Europa non ha niente. Oddio, non è vero perché qualcosina ci sarebbe, ma non è ancora Europa. <ride> Tesoro nascosto del Donbass sottosuolo, ricco di terrare. Puttana. Ecco perché ho capito ora perché il Donbass è così ambito, non era per denazificare. No, 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 hai capito. Quindi, noi come potremmo rivaleggiare con gli eredi di Bruce Lee? Basterebbe deviare gli asteroidi. Scienze: c'è un tesoro nello spazio: platino e oreo, itrio e l'antanio, indispensabili per l'elettronica. Lune e asteroidi ne sono pieni. Ecco come gli astrominatori progettano di estrarli. La NASA sta studiando come deviare gli asteroidi nell'orbita terrestre e poi trivellarli lì a chilometro mille. Tra l'altro, ma noi non avevamo la Cristoforetti nei pressi? È tornata giù, non ci ha portato un po' di etrio, minzio, fronzio. E che cazzo? Ma portaci due chiletti di lantagno, no? E, e dai, Cristoforetti, vai lì, un po' di lantagno, tiri. Vabbè. vabbè, comunque. Noi non facciamo in tempo ad acchiappare un asteroide che i cinesi sono già sulla Luna, porco cane, fammi vedere. Programmate tre missioni della Cina sulla Luna per impiantare miniere. Tre missioni. La prossima volta che ci tornano gli americani ci trovano un cinese che per 20 euro li cambia il vetro dell'iPhone. Cioè, ti rendi conto? Ma no, ma... Però sono più avanti in tutto, ma pensate solo alle auto elettriche, no? che qui da noi costano ancora come un bilocale. Ok, cinesi pronti all'invasione, ecco marchi e modelli che vedremo presto in Europa. Dunque tra qualche mese saremo invasi, ci venderanno automobili a un terzo del prezzo che troviamo qui, mentre noi dobbiamo rottamare le auto diesel Euro 5, arriveranno i cinesi con le auto elettriche a 5 euro. Cioè guardate questa, fammela vedere. Ecco, questa è la Looming Corn, l'elettrica cinese da 4.700 euro che sembra un fumetto. 4.700 euro costa come un pieno della Lamborghini. No, ma sono quelle macchine che quando arriva l'inverno non fai nemmeno il cambio gomme, la butti direttamente la macchina, <ride> ne prendi una nuova. È un'auto monouso. No, perché una buona familiare elettrica in Italia eh, ora costa circa 50.000 euro, no? che sono moltissimi per una famiglia media. Quando arriveranno queste, a meno della metà, diventeremo tutti maoisti. I vigili ci chiederanno patente libretto rosso. Ho detto questo io di cultura mandarina ne so poco. La sa meglio l'uomo che sussurra ai divani. La repressione, la propaganda, la, la statalizzazione dell'economia sono... sono... È cambiato proprio il rapporto, io avevo degli amici con cui potevo telefonare e farmi raccontare come stavano le cose, loro finché sono in Cina non mi parlano neanche al telefono. C'era un famoso imprenditore che io conosco che aveva una grande following, following in Twitter, un giorno ha scritto un tweet, ehm, ha incominciato a scrivere dei tweet critici di Xi Jinping, ma critico su, sulle politiche, no? Lui adesso è in galera e lo vuoi Credo che ho preso sette anni 17, non ti so dire. Per dei tweet: non c'è un governo dittatoriale al mondo che non sia in good terms con la Cina. Sarà molto più statalista sull'economia, nel senso che le imprese statali avranno maggiori risorse. I fondi statali fondi, avranno la possibilità di comprare aziende private. Gli, gli, gli imprenditori privati saranno sempre a rischio che gli, gli venga portata via l'azienda. Senza pregiudicare la crescita, loro stanno facendo tanto, tanto di quel solare, tanto di quel vento che lo so solo io Di questo bisogna dargliene atto. C'è stato il caso di quel terrorista che ha ucciso 12 persone, l'FBI voleva entrare nel telefono che era un Apple, l'Apple si, si è rifiutata per ragioni di privacy di dare la chiave per entrare nel telefono. Però una volta che... Però l'Apple ha subito obbedito al, al, al governo cinese quando gli ha chiesto di eliminare Taiwan. Però Apple obbedisce al governo cinese come un cagnolino. Le automobilistiche tedesche vendono più, più veicoli in, in, in Cina di quanto ne vendono in Germania. Secondo te quelle multinazionali Mercedes, BMW e Volkswagen obbediscono più al governo cinese o al governo tedesco? Buonasera Forchielli. C'è l'Apple. Sì. Cazzo, lì che eh? le calcule la Cina, l'Apple, ma è si. chiaro che BMW, Volkswagen, Mercedes, cazzo. Si. La Cina, anche loro li eccano le chiappe come sì. fossero due palle di vaniglia sul congelato. Sì, vabbè, possiamo parlare senza... Ma tutto... Ah, vabbè, che sperano di venderli le macchinine, sì, sì. presentandoci con l'occhio umido, col masso di BMW come l'Indiana, sì, sì. con le rose ristoranti. Vabbè, cazzo. è un mercato, per loro è un mercato in espansione, no? <ride> tedeschi non sì. hanno capito che i cinesi ci hanno fottuto il know-how. Ecco, e adesso già producono batterie da fantascienza, cazzo. Sì. Con un'autonomia di mille eh, chilometri, sono... che però a loro non servono un cazzo, perché okay. lì nascono e muoiono dentro la fabbrica. E eh, lavorano tanto loro, sì. Cioè, sì. quando li vedi che vanno al magazzino, ricambia perché eh. stanno facendo una gita fuori porta. <ride> Vabbè, e loro hanno un altro sistema, no? Di, 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 di... Cioè, è ovvio che. Sono un po' così, eh, certo. Infatti. Eh, insomma, la Cina non è proprio da prendere sì, per esempio. Cioè. Eh. Sì, cosa fa? Però può non stravacarsi. Cioè, gli operai in e Cina non... fanno una vita di merda, capito? Sì, ma perché si stravacca così? Cioè... Di... <ride> ma, si... ma no, certo il non... governo se ne sbatte i coglioni. Sì, 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 va bene, ma ti si tiri su. Sono almeno... i pro e contro della Cina. Sì, eh, ma almeno si tiri su. Capisco stare sdraiato così proprio come mancanza di rispetto totale. Sì, allora. sono. Lui la Cina c'ha buoni rapporti con le altre dittature È vero, è vero sì, loro Con hanno, le dittature certo. Cilimone Sì, sì Ma col futuro ci, proprio ci tromba in macchina Sì, vabbè, lo no, sono avanti, abbiamo capito cazzo, il concetto Cazzo, sono avanti Sì, esatto, esatto, sì, abbiamo capito il concetto Cioè possiamo... da noi Alessandro eh? Volta Sì Non aveva ancora inventato la pila Eh che il governo cinese già comprava i locali per riparare i telecomandi. Questo per dire che loro sono sempre E dentro c'erano gli, gli operai cinesi che si ci dicevano: ma che cazzo sono i telecomandi? Ah, non sapevano neanche cosa fosse. Cazzo, ne so, ah, è stai zitto e smito. Vabbè, no, no, si tiri su. Ma guardi, che non è bello parlare con qualcuno buttato così sul divano. Porchielli, cosa fa? Cioè, cazzo, capito? Sì, sì, va bene, va bene, è proprio comodo così Sono i pro e i contro della Cina Sì, infatti ci sono pro e contro, beh, sono più beh, Sono avanti 50 anni, sì. c'è la dittatura, capito, da una parte sì. Però l'evoluzione sì. scientifica dall'altra, capito? E questo è un po' il pro e, pro e contro, sì Sì, sì, stia sì. calmo però, parliamo normalmente Cioè, ma... loro? Sì loro, capito? Sì. Sono avanti di 50 anni. Sì, già detto. Sì. Sono indietro di 2000 anni con la democrazia. Eh, infatti, ma è un problema serio: è yes. eh, quello. Eh, eh. Sì, vabbè, e niente, deve parlare così. In totale libertà, se no. Cioè, no riusciamo a. In Cina... Si può non pulire l'orecchio, tra l'altro. Anche... Siamo in televisione. Possiamo, non si può non pulire l'orecchio. In eh. Cina, un mio amico, un sì. imprenditore cinese, sì. Kat, ha fatto un tweet in cui diceva. Eh che cioè l'accolto di Xi Jinping forse una volta ha sbagliato candeggio ma no, ha 17 anni di lavori forzati ma non credo comunque purtroppo l'ha messo a scavare i metalli rari a cazzo cioè? dicendo cosa... tirami su due secchi di bombonio uno ma di co... marenghio ma cosa sono? Ma ho detto, non esistono eh, fatti ecco i cazzi infatti. tuoi che prima o poi li troviamo ah. e comunque ha <ride> usato fiatare altri 17 anni a tirare su perlonio <ride> 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 perlonio vabbè 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 Niente, proprio va bene. Bello parlare con lei, <ride> neanche seduto, proprio zero. Perché è lì c'è la Cina, caso 50 mamma mamma anni. Eh. Che sta dietro i metalli rari, eh, ma infatti quello è. vent'anni fa nel 2002, mentre sì. loro scavavano, noi eh. come obiettivo avevamo quello di, di televotare il gasoso a Sanremo. Capis? Vabbè, noi abbiamo avuto, purtroppo ci siamo eh, distratti. Sono i pro e che... i contro sì, della sì. dittatura cinese. Sì, 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 hanno la dittatura. Eh, ma tira su vagonate eh. di terra rare, eh, 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 so. cazzo di terra rara, Sì, ma forse anche rara, perché cioè. avendo proprio la dittatura. Mentre noi sguassiamo nella libertà, l'unica cosa rara che abbiamo è il tortupo. Di Alba, sì, va adesso non solo. Che eh, da quando non so... cazzo non piove più, devi comprare quello cinese eh certo. che lo fanno col porco Madoschio, cioè, eh vabbè, capito, vabbè, cioè sentami, è un po' troppo e, e, va giù, e va giù. Molto colorito stasera Forchielli nelle sue analisi. però può stare su un attimo. Loro c'hanno il litio, sì. io c'ho l'origano. Ma non solo, non solo, lo cazzo, riguarda, siamo sì. l'eccellenza del food, sì, 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 se inventano bene. il motore a scaglie di grana, cazzo, siamo i numeri uno. Sì, però ecco allora va bene. Però adesso va bene, il pessimismo, diamolo per assodato però la non può essere così pessimista. Pessimista, no? pessimista, pessimista, eh, pessimista. Sì. perfino l'Apple. Sì, va bene. E dico l'Apple. Sì. Non ho detto il bang la sotto casa. Tra l'altro altro, salutiamo con Apple. tutto rispetto, eh. Che sottobotta della Cina, cioè. Cazzo, come sottobotta. La Cina ma... fa il cazzo che vuole. Quando l'FBI eh. chiede qualcosa alla Apple, eh. la risponde: sì, sì, sì. Eh. Sai chi ti saluta? Un casino. Chi? No. Sta CIA No, vabbè, 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 cioè, vabbè. E cioè, il concetto però è chiaro. Apple. Probabilmente, probabilmente, certo. In America ci sono delle regole Cioè, invece Sì Con la Cina, l'Apple ma, ma come si fa a parlare così? È talmente asservinata Che eh. se la Cina glielo chiede eh. Dietro gli iPhone ci mette la mela caramelata Vabbè, per dire Le certo. cuffiette le fa che sono già di fritto Eccolo lì E le cover sono fatte di pelle di culo di Tim Cook bene, anche cioè. meno Anche meno Ma P non c'è un cazzo da fare ma Sì, ma stia calmo Sono i padroni del mondo capito? Questo è, purtroppo, sì, 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 sì è sconsolato noi usciamo sul mercato con la 500 elettrica cazzo la 500 mm. elettrica bella molto bella, tra molto bella 27 mila euro eh, modello base vabbè, però... ci mancano i sedili vabbè no. quelli scene a parte no 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 scocca ferro vivo <ride> vabbè, poi, con i bulloni a parte cazzo <ride> che bella Cazzo, te le devi montare te con le istruzioni in, in suomi Ma non Cazzo. è vero E, so, e è loro vero. tirano fuori a soli 15 mila euro eh, una finta perché? La Borghini, tre motori, anfibia, full optional Con la massaggiatrice eh, mignotta di sede Eccoli, va bene, va bene, eh, addirittura Abbiamo capito perfettamente Guardi, io direi si è espresso con molta chiarezza Cosa so fa adesso? Ma anche il tamburo su sto divano. Ma si può mettere seduto un attimo? Ma... Cioè, i cinesi niente, no, niente. Ecco. hanno detto eh. che arriveranno al green cazzo, nel 2060. Cosa? Nel 2060 l'hanno detto, sì. E sì. imbottiti come sono di materie prime, ci arriveranno pure un quarto d'ora prima. Può essere, può essere. Noi invece sì. al green. Ci vogliamo sì. arrivare nel 2050, eh sì. di imbottito abbiamo la piadina con lo squacquerone. Ma cazzo. guardi, però qualcosa si sta facendo. Nel 2050 i no? cinesi no. eh, no. prenderanno eh. le stelle supernove all'asso come Texville. Ma Non cazzo. è detto adesso. Prendi non è quella detto. cosa, cosa ne faccio? Una basi no. vai a fare in culo. Ma cioè. no, 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 sia buono, sia buono, sia buono, vai, sia buono. Vai, meteoriti. Va bene, va bene, mi ha capito che... Loro tecnologicamente... Cioè, meteoriti! Sì, cosa faranno? Neanche meteoriti? li sfrutteranno più come minerale, li scavano per farci dei mobili barca. Vabbè, per dire, per E dire. noi non riusciremo neanche a, a caricare un'app car elettrica. Ma no, ma perché? Che staremo lì a guardare il cavo dell'unica colonnina di quartiere e dire, non va, che cazzo, ce non ce l'ha messa a terra. Vabbè, 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 no? vabbè. È perché si è opposta la vecchietta del terzo piano, perché <ride> dice che faceva interferenza, non riusciva a vedere quel puttanaio del grande <ride> fratello Vip. Vabbè, capito? noi a volte cioè... abbiamo questi problemi, no? No, Che ci sono sempre questi? No, è vero, è vero, ah, ma certo. magari no. Eh? Guardi, che poi ho un attimo I eh, mettere... con l'elettrico. Sì. ste cazzo di materie rare. Si parli bene, sta a vedere che si comprano anche la Ferrari. Ma cosa c'entra la Ferrari? Scusa, perché se c'è una materia rara in Italia, eh è Binotto che vince il mondiale con la Ferrari è vero no. siamo stati anche sfortunati come lo dici perché ci avevamo perso qualche secondo c'è mancato ritmo no? non, non eravamo veloci abbastanza peccato che poi è andata così e sono già qualche gara che non siamo veloci abbastanza e questo credo che è dove ci dobbiamo cercare di concentrare e capire controllare le spese dei team è un fattore determinante che questi campionati si possono giocare sul budget cap Red Bull è stata l'unico team illegale da un punto di vista spesa è andata oltre il tetto in modo significativo 2 milioni 2 milioni praticamente sono un paio di decimi al giro tu mm. puoi avere tutti i soldi che vuoi anche in più, ma se non c'hai le teste se non c'hai gli ingegneri se non c'hai la creatività l'intenzione dove vai? il degrado che noi abbiamo avuto rimane terza gara di seguito che per un motivo o per un altro non, non siamo veloci e credo che è proprio quello che dobbiamo cercare di approfondire abbiamo commesso delle ore quest'anno dobbiamo cercare di, di migliorare da qui alla fine sono cose da quali si succedono, si imparano Uh, è, un, è un vero pasticcio, insomma. La strategia non è stata a nostro favore, ribadisco il primo punto mio, quello del ritmo, no? Due milioni praticamente sono paio di decimi al giro. Di base oggi la, la vettura non ha funzionato, no? eravamo troppo lenti oggi ed è questo sul quale ci dobbiamo, ci dobbiamo concentrare, una macchina che oggi non, ha, non andava per quel che doveva andare. Oggi beh, no, non ha funzionato, non ha funzionato tutto, ma di base la macchina no? che non ci ha dato quel respiro, quella di, di poter fare quello che volevamo. Quindi è stata una gara anche di frustrazioni. Oggi la Ferrari non, in queste condizioni non ha girato e quindi quando una macchina non funziona puoi mettere la gomma che vuoi non, non funziona Due milioni praticamente sono un paio di decimi al giro siamo dietro ad inseguire quindi sarebbe stato meglio essere davanti è andata come è come andata anche qui non abbiamo ancora avuto modo di guardare ai dati c'è stato un problema col suo DRS che si è rotto è sfortunatamente è andata così poteva capitare ad altri capitata a noi detto questo insomma Messico una pista difficile no? una pista difficile da guidare dove L'aria era rifatta, è fatta, c'è poco grip. Buonasera Binotto. Buonasera lei. Buonasera. Allora, dopo un inizio entusiasmante del campionato, no? Poi alla Ferrari non è andata benissimo, anche nell'ultimo Gran Premio in Messico avete avuto dei, dei problemi. In Messico parliamo di eh. 2300 metri di altezza? Ho capito, ma questo per tutti i team. Eh. Sì, Però... ma loro lo fanno di primo lavoro? Ah, no, anche voi. Anche e voi. Noi, 2300 metri d'altezza, abbiamo scoperto quando siamo arrivati lì. Ma non è possibile, bastava. Abbiamo, ci siamo resi conto che 2300 metri d'altezza era rarefatta. Eh, L'aria era. sì Si sì, trattava sì. di capire che era rarefatta e non era... abbiamo eh, capito. Ci eh, siamo vabbè, accorti si sapeva, che eh. il motore non respirava bene? In che senso? C'era la fanno, tossiva Ma no, i motori non tossiscono Gli abbiamo chiesto se aveva la febbre Ma no E eh, ma... dice no, sento i brividini ma... Allora ma abbiamo so. provato uh, con la pompetta del ventolino no, Nel vabbè, tubo di no. scappamento, pensavamo fosse asma Invece? Invece abbiamo scoperto eh. che il motore da piccolo ah. aveva avuto una bronchite Ma no, ma sta eh, facendo una Che gli una... ha lasciato uno strascico Ma no, ma no, ma no tutto no, no. perché non avevamo 2 milioni in più, no? Ma non credo, 2 riesce. milioni di dollari in più, invece di dire al benzinaio metti solo 20 euro, avremmo potuto fare il pieno. Ma non ci posso credere che non avevate i soldi perché per. Perché la... La, be la benzina costa? Sì, il gas però... non ne parliamo. Certo. Infatti, eh, le nostre Ferrari vanno a Pellet. Ma come a Pellet? No, 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 no. Vi prego. vi ah, prego Binotto. Potete andare a Pellet, capisco il costo. Ci siamo accorti che il pellet incide un po' sul peso della macchina, è certo che è legno. Venivamo cioè. passare tutti così, le stappe, <ride> come delle, delle frecce, dice diciamo, eh, come? Perché era il pellet. No, eh, pelle, si trattava pellet. di capire che era il pellet. Eh, basta, basta, Adesso abbiamo tolto difficile. la stufa pellet, stiamo sì. provando col carbone. Abbiamo, abbiamo fatto tanti sbagli. Ecco, no? ecco, abbiamo fatto tanti sbagli. Così, ecco. Per esempio, io ho sbagliato a usare le gomme bianche eh, quando la Pirelli aveva detto non usarle. esatto Ho sbagliato le strategie in pista, ecco. ho sbagliato a sottovalutare la Mercedes, eh, infatti. ma soprattutto ho sbagliato a venire a lavorare in Ferrari no? ah, che, ah, okay. so, io sono sempre stato più forte con i trenini e eh, allora vede forse è questo ma non credo lei è un bravissimo ingegnere no 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 lei è un bravissimo ingegnere per carità meno male che la Ferrari due milioni in più ma lasci stare i 2 ci milioni. Ci servivano due milioni di dollari in più, no? Ma no non Tanti credo. Sbagli non avrei fatti. Ma guardi che non so. Per esempio se... la galleria del vento, eh. ho vista una su amazon bellissima. Ma non si prende shaw amazon. Che quella Voi... che abbiamo ora funziona bene, ma eh, solo eh. se batte tramontana. Ah, la vostra. Per so... cui abbiamo provato con dei fond per simulare Come... lo scirocco, ma eh. le creare usciva cotonato. Ah, ah, certo, certo. <ride> 2 certo. milioni in più, no? Ma che non poi se... ci bastava si trattava di capire che ci bastavano 2 sì. milioni in più, no? Ma quindi è solo, scusi, è solo un problema di soldi o è la squadra di ingegneri che non lavora troppo bene? Perché a livello ingegneristico abbiamo tante idee. Ah, per esempio, ecco. un'idea eh. che c'era venuta era quella di travestirci da safety car. Ma no, no, quella va. In modo da poter stare davanti almeno qualche eh. giro. Star Ma davanti. Ma non potete usare questi trucchi, no. No, 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 no. Ma non potete, no. Con due milioni in più si trattava di capire. Con Siles si che, che stava davanti, che eh. diceva. È successo un casino, andate piano. No, <ride> tutti dietro a me. Ma è un mezzuccio dietro... quello, no. Invece, bisogna. Un'altra idea che c'era eh. venuta, bellissima. Eh. Di mettere sul muso di Leclerc Cosa? la scritta una... ambulanza. La scritta ambulanza, ma no. Così quelli davanti la facevano passare, solo <ride> che gli ingegneri invece di scrivere al contrario, eh, la scritta dritta, si... Verstappen nello specchietto leggeva Anzalumba. E <ride> quindi, certo. <non> Pensavo <ride> fossero immigrati africani. Mamma mia. Mi ho sbagliato, no, si trattava di capire. Quella, guardi, poteva essere una bella idea, eh! però almeno scriverla dritta. Mamma mia, Purtroppo non ci ha mai mia. fatto passare eh Con cioè, la scritta Anzalumba eh cioè, Ci bastavano beh. 2 milioni in più Ma non è con un fatto di 2 milioni ci trattava di capire Magari gli ingegneri non eh. li prendevamo all'outlet in saldo ah. Ma al Politecnico <ride> Ma ecco e, scusi, e quindi, su 2 milioni in più Sì ho capito Però quindi è colpa degli ingegneri Se Leclerc va piano E' anche colpa sua di Leclerc. Ne abbiamo parlato, no? Perché Leclerc ha paura degli autovelox, ma non ci sono. Non ci no, sono no. rimasti gli ultimi 5 punti sulla patente. Ma non ci sono. Allora, quando esci da una curva e vedi una siepe e rallenta, gli ma... sta a vedere che quei bastardi mi scattano la foto. <ride> ah, pensa che ci siano dietro le siepi gli autovelox, senza contare mio. che, però, Maggiore il Messico ha voluto sì. correre col sombrero, <ride> che fa parecchia resistenza all'aria. <ride> Mamma mia, un disastro. Comunque, possiamo dire che è stata una bella gara, ma no? Insomma, siamo insomma. arrivati dietro, è... però, poteva capitare a chiunque. È, è capitata a noi, è... poteva capitare a chiunque avesse la Ferrari, purtroppo, esatto. la Ferrari. Ce l'abbiamo noi e qui quindi... ci ha detto sfido. Eh, certo. <ride> tra poco con red Ronnie e Petri. Tra poco, Silvana L'invisibile si manifesta. Ciao Marina, <ride> non hai idea di quante mail io riceva di avvistamenti di esseri alieni? L'altra sera sono andato a casa di Michele Micheletti il padre ci ha visto arrivare un ufo e dopodiché è andato dall'altra parte e la cosa strana è che aveva una luce incredibile ma non rifletteva sull'acqua c'è una cosa stranissima e in Malanga, dopo mi ha spiegato che è luce solida, non è luce liquida, quindi anche questo è, 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 un, è, è un bel casino. Tu, Marina, mi hai parlato e mi hai, mi hai poi mostrato delle foto che sono davvero incredibili. I volti appaiono in maniera molto nitida. Noi adesso vediamo un po' di foto. Cosa sono questi volti che tu catturi con questo sistema strano? Insieme a Marina, io ho avuto la possibilità di poter sperimentare a casa sua eh, ed effettivamente, chissà come mai, a casa sua vengono fuori dei volti che non hanno nulla di umano, hanno sempre questa parte eh, così, eh, alcune volte le ontocefale, le chiamo così. Che... Ma questo accade solo quando c'hai a che fare con Marina perché è un'aliena o cade sempre? Allora, devo dire che sovente quando c'è Marina. Io quando ho cominciato a collaborare con Marina, anche privatamente ogni tanto arrivano questi esseri. Fabio Pomponi dice: È vero che determinate frequenze radio sono in grado di aprire degli Stargate? Tutti abbiamo avuto un contatto. Io, da bambino, l'ho sempre detto, andavo a prendere il latte co col con la bicicletta. A un certo punto, ho visto nella campagna un UFO che è arrivato e è lì. Cosa sono gli Orbs? Io ne ho visto uno perché ho una foto di me con il braccio lollico: c'è un Orbs, un affare bianco. Ho dei messaggi, ad esempio, anche con Ivana Spagna che ha visto cose e l'ho messo in contatto con, con Marina Tonino. Come mai non si può andare in Antartide? Il colonnello Baird ha detto che c'è stato e ha visto delle cose bellissime, ha visto delle serre, ha visto che oltre l'Antartide c'è un mondo. Allora a questo punto la domanda sorge spontanea, ma la Terra è rotonda o è piatta? Non lo so, io non lo so però entrambe le teorie, cioè sia quella che dice che è rotonda e che ce la fanno vedere col fisheye che è rotonda, sia quelle che dicono che è piatta, entrambi hanno le loro ragioni. Ad esempio, oltre l'Antartide perché non si può andare oltre l'Antartide? Ma sai che ho letto che c'è uno che cerca di capire perché secondo lui nei cerchi del grano ci sono le istruzioni per costruire macchine avanzatissime Fuoco ecco, di paglia, Red con le istruzioni di un cerchio nel grano, ho costruito eh? la macchina del tempo che no. mi fa tornare indietro 10 secondi. Ma non è possibile, vabbè. Questa non la sapevo. Manese Grazie, uno. fuoco di paglia. Grazie, fuoco di paglia. Fuoco di paglia, red con le istruzioni, di un cerchio nel grano, ho costruito la macchina del tempo che mi fa tornare indietro 10 secondi. Mamma mia, ti ringrazio fuoco di paglia, me l'hai appena detto. Fuoco di paglia, red con le istruzioni di un cerchio nel grano, costrui una grado che mi fa tornare secondi. Che cazzo? <ride> Se c'è qualcuno in casa di fuoco indietro. di paglia, gli spenga la macchina, forse no, ogni secondo mi rompe i maroni. Eh, mamma di paglia. Ma ah, c'è la mamma. Scusare, stai tranquillo adesso, gliel'ho tarata sui 15 minuti. il pezzo dovresti riuscire a finirlo. No, grazie. grazie. Mamma mia. Mamma di paglia. Mamma di paglia. Mamma di paglia. Scusare, stai tranquillo adesso. L'ho ho su 15 minuti, <ride> e che mi riuscirebbe a L'ha presa lei Ragazzi, adesso. Eh <ride> sì, prego. Smettete di leggere i cerchi nel grano. Mamma mia. A digiuno, eh. Edoardo Edoardelli. A giugno. A giugno. Digi... Giug... Edoardo Edoardelli. Chi è? Ha piantato del grano nel suo giardino. A giugno, eh. Una mattina si è svegliato sì. e ha trovato dei cerchi eh. che formavano la faccia di Ivana Spagna. Non è possibile, non che è Che guarda possibile. caso Nerè Leone cantava sì. cosa? Cosa? Proprio il cerchio sì, della... Ma non esiste. Vita. I del non cantava eh. il triangolo isoscere no, della vita. No, 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 ma è una Il cerchio. Sì, quello... Non contava il quadrato della vita. Il, il cerchio. cerchio e col cerchio eh. ha cantato le istruzioni per fare una veranda bugia. <ride> non ci credo, no, no Lui no. è andato in comune, gliel'ha eh. cantata tutta... Ah, veranda bugia. Il comune oh, mia, la dà, Sila che... la dà, da, da, da. Sì, sì, il va... comune la veranda la dà. non so cantare, eh, sono infatti, critico però. Perdere. E loro sì. gli hanno dato il permesso. Ah, perché gli ha cantato Ivana Spagna. Gavish con bruciore. <ride> Red, è vero che la Tonini attira gli UFO? <ride> ma no, ma no, ma no, ma no. sei hai azzeccato, eh. Gavis con bruciore. Eh, certo, Gavis con bruciore. Ma non pochi, eh. non pochi, tantissimi. Io ah, sono ad ad al è andato a Carrefour, Andato E ho contratto Sabrina Vicina. Chi è? che è la vicina della Tonini e si chiama Ups. eh si chiama vicina della vicina Vabbè, è un caso Dimensioni so. parallele? No. Orbs? No. Luci solide. No, no. Sono rincoglionito? No, è un caso, so. è un caso. Comunque, comunque eh. Sabrina vicina Che è la vicina della Tonini eh. Ha comprato gli zampironi Perché? Secondo voi perché? Perché ha il terrasso che confina con quello della Tonini E quindi? La Tonini è impestata di UFO che gli eh. arrivano eh. da tutti i piani A cosa c'entrano gli perché zampironi? Perché lei attira gli UFO la Tonini Sì ho capito Li ma... attira tutti ma... E lei scende continuamente sono... La sì. vicina Sabrina eh. 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 Che sono appunto eh. Non sono UFO no? Che sono uguali eh. alle frequenze radio degli UFO Sì ma non uh. sono Ups. UFO Portinaio Portinaio Toni. Toni della Tonini eh, ma cioè... quale ufo è? un zanzare eh, appunto sono zanzare <ride> caro Portinaio Toni della Tonini sì è quello che vogliono farci credere no è quello che è come zanzare come mai gli ufo vengono proprio nel vostro palazzo eh. dove la vicina si chiama vicina e il portinaio si chiama portinaio ma è un caso Fabio del terzo piano come? Red, Cosa? io mi chiamo del terzo piano però viva il quarto ma vedi ma a parte che ho il condominio <ride> può succedere Fabio del terzo piano io sì, ad esempio Fabio. da piccolo abitavo sì. al primo piano eh Suonavo sempre la signora del secondo piano, perché che si è. chiamava La Do Con Gioia al primo piano. <ride> no, vabbè, Ma non vabbè. abitava al primo piano, ero io che abitavo al primo piano. Eh, Solo che quando lei scendeva, Mamma io mia. ero salito sul secondo piano. Eh. Chi è che l'ha messa in eh. uh, Non Vogliamo non saperlo. Sa. Giorgio, tra i due litiganti, il terzo gode, io. Ah, uh. Qualcuno Magelano capitava... Magelano ma no vabbè. ieri volevo andare in Antartide stavo eh. per imbarcarmi a Orio al Serio eh. ma mi hanno fermato come mai di cosa ho paura che ma... scopra che la terra è piatta ma non è piatta ma no ma no può essere Magelano no, no, può non... essere no non può essere carabiniera ma eh. quale Antartide la terra è piatta è terra piatta Magelano voleva scappare dai domiciliari per andare ah. a vendere droga a Ibiza <ride> ma vede ma certo che l'ha fermato Orio al Serio è vero Magelano che volevo andare a Ibista? eh Magellano Magellano, eh. sì, ma è un errore di gioventù Ma come? Eh. Carabiniera, ma quale gioventù? Se ha 51 anni Mamma mia, adesso È vero Magellano che hai 51 anni? Dobbiamo seguistaro? Sì, ma me ne sento ancora giovane Ma chi se ne frega? Ma quindi volevo andare in Antartide e <ride> sì, no. no No, volevo andare in Ibiza ah, vedi? <ride> Però ragazzi, Magellano eh. Tu hai un problema Ragioni troppo col tuo cognome <ride> Vabbè, vabbè, vabbè Chi vabbè, invece vabbè. in Antartide c'è eh. stato veramente? Sì, chi è? Che è un tema molto interessante. Che sì. viene di fretta, questo ma a Malanga gli arriva. Ma è vero che l'Antartide eh. arriva spesso a Malanga. Eh, il colonnello Bert sì. c'è stato in Antartide e sì. dice eh. che subito dopo l'Antartide eh. c'è come un, un gradino. Eh. ma che, gradino. È piatta. Non è piatta. Ma no, ma è non così. si sa bene. Ma come non si sa bene? Ma, ma dice: subito dopo il gradino. <ride> cos è, cos è? Ha visto delle cose incredibili. Eh, dopo il gradino zeppo di pizzoni. Uh, subito dopo il, il gradino, con un ponte eh. dove tutti sospiravano sì, ma... su un canale grande eh, ma non allora, certo. che c'erano dei cinesi che facevano le foto. Ma la cosa non è... incredibile è che eh. eh. su questo canale grande ha visto delle barche sì. che sembravano eh. delle banane lunghe e nere, certo. infuse, con sopra degli alieni con la maglietta a righe <ride> sì, che remavano con un remo solo, tipo delle gondole. Ecco, insomma. Lui non mangiava da dieci giorni, eh, certo. È arrivato su una piazza eh. che aveva un nome tipo Santo Marco. Eh. San Marco, a Venezia, sì, Sai sì. Sai che cosa ha capito eh. in quel luogo? Eh. Che non ci si poteva più andare. Lì l'ha capito, capito, qui non ci posso più andare perché ha preso un toast e un caffè ah. e ha speso 180 euro. Ah, ecco. Non c'è più andata. Era a Venezia. Ups, era piatta. Ups. Chi lo sa. Buonasera Feltri. Allora, il governo ha emanato il suo primo provvedimento, no? il decreto legge anti-rave, che ha suscitato molte polemiche. Sì, sì. Ho visto. Eh. Sì. Normale. Beh, insomma, sì. Sono polemico anch'io. Ah sì? Ah. Sì, certo. Ah. Sei anni di carcere sono pochi. No, ecco, no, 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 no. no chi fa i rave merita Guantanamo a vita. No, 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 no. Una condanna peggiore potrebbe essere Pizzo Calabro un paio no. di settimane. No, no, senta, non iniziamo. Che a, al cambio valgono più o meno due ragazzoli. Adesso non cominci per favore a insultare... Ma no, ma non comincerei, mi scusi, no. Sono pene adeguate, ma no, sono troppe. Non ho mica invocato la condanna a vent'anni di matrimonio, che non è una condanna. ricordiamo i Rave vanno proibiti perché sì. sono un ritrovo di squilibrati urlanti no, senza ma... regole né ritegno. Ma no, col... esattamente come un qualunque talk show. Ah, beh, questo però almeno i talk show sono legali. Sì, ma, infatti, però ma sono... io poi non me la prendo mica neanche con i ragazzi ma che infatti... magari vanno lì cercando di rimediare una ciulatina, ando coglio sì, che, che non è questo una da ubriaco anche il tubo di un scappamento di un appunto del 96 sì. al suo perché no no vabbè vabbè, vabbè. va sempre a finire lì per favore quale che l'argomento è serio si potrebbe anche affrontare cosa no? affrontare cosa che cazzo no, dice ma, ma, no. ma è così sono le dico la fattualità fattuale fattuale cosa fattuale quando sei giovane eh. Non è neanche colpa tua Ma infatti Se sei come sei, infatti io al gabbio ci manderei i genitori Che poi anche lì Idiota 1 e idiota 2 oh, oh, oh. Così mi capisce anche la sinistra Ma, beh, ma non è detto ma perché, no. perché? Perché? Perché le, le, le madri di oggi sono la prima causa di devianza Ma non è vero a volte I figli la sera escono senza dire dove vanno eh, va Tra l'altro escono alle 11 di sera, ma eh, si sì. può? Ma vabbè, Io alla adesso... loro età alle 11 rientravo eh, ho capito ma Solo una volta sono uscita alle 11 Ma perché c'erano i bombardamenti <ride> Vabbè altri tempi ma... E Però... questi escono e magari vanno a fare la guerra fra gang a parte che Con la mamma tutti... compiacente che invece di fermare il figlio Gli dice fa freddo amore mettiti il tirapugni di lana Ma non ne fanno così mena senza sudare ma non esageri culo, non ma, è no, è così. ma non è così ma no ma, ma no. sì è così ma no ma no vengono sustorti storti ai non miei è vero. tempi ma sì ai miei tempi non era così eh, in vabbè. famiglia si aveva un dialogo va bene c'era sì. la poesia di una comunicazione ah fatta di gesti antichi. Che bello! Ah, addirittura. Sì, tipo mia mamma quando mi inseguiva, eh. non riusciva a fracassarmi il mestolo in testa. Ah, ecco. Allora prendeva lo zoccolo da lancio ah, che mi tirava e dopo avermi colpito le tornava indietro come il mantello di Tora <ride> Vabbè, per questo però non è che sia senza adegu... questa educazione mica sarei venuto su orgogliosamente così come sono. Ah, beh, certo. Sì, sì, altro che reddito di cittadinanza, sì. la Meloni deve istituire la zoccolata di cittadinanza. No, ma no, guardi, senta, così sono metodi educativi autoritari, sorpassati. Ma anche. sorpassato sarà sua sorella, che Vedi, buttiamola, ma no, no, ma sorpassati, dobbiamo... staccia, abituatevi perché ora è eh. tornato di moda al nero. Beh, allora c'è questa... È un più modo attuale di... di così, sì, però... Meno no. male perché abbiamo avuto il rosso per 80 anni. Ma non abbiamo avuto Poi il rosso. Poi l'arcobaleno baleno eh. che guarda caso ci ha portato il covid. Ma cosa dice Infatti adesso? Infatti Con il lassismo degli ultimi anni anche il virus ha potuto fare no. quel che gli pareva Ma cosa stai? Guardi, sono Ma follie Ah, è... oh, però, ah, però, 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 ma quale si rigore? vuole il rigore? Ma quale rigore? Le cinghiate dei genitori a casa. No, non si le deve. Le bacchettate della profa a scuola no. che tra l'altro ti avviano alle manganellate all'università se le occhi. Ah, vabbè, certo, ha una logica, ma è perversa. Eh, che è perversa. Non si tirano le manganellate agli studenti a scuola, eh. Ah! ah, ah se sono eh, pacifici il eh, da fare tanto, eh. C'è da rimettere ordine Ma non così tanto Disciplina poi. nel paese uh, Anche se come prima iniziativa io non avrei certo abolito i rave ah, no? Bensì ah. certi matrimoni gay Ma cosa dice qua? qua che qua. sono un vero e proprio crimine contro l'umanità Ma cosa dice? Lei è contro i matrimoni gay, no? Ma no, ma quando mai ah, io appunto. sono stato contro i matrimoni ma gay? Appunto. Ho detto certi Ah. Ho detto certo sì, non ho sentito bene certo sono sì. contro il matrimonio eh. Tra queste due fighe qua no. Ah, ho capito Ma, Miss beh. Argentina e Miss Porto Antico eh certo, Le due donne sposate. più belle del mondo sì. Che sposandosi eh. Si annullano a vicenda Ma no, anzi facciamo gli auguri È il più grande spreco di spaccozza no. Da quando l'uomo si è fatto eretto No, no, guardi, no È una cosa bellissima Anzi auguriamo tanta felicità alle due miss Ah, è bellissima ah, ma non puoi far sposare due fighe così? Ma sì, che si può, ma certo. Piuttosto fai sposare la Boldrini con la Mannoia. No, no, no. La no, Gruber no. con l'Annunziata. No. Che a livello di limonabilità Sia sono calma. tutte sotto il cerco piteco. No! no. Andrea Zalone e Silvano Berfianeve. Ciao, fratelli!